perché è un libro sull'architettura civile e religiosa a Paderno. Ma questo libro, come gli altri due, li abbiamo commissionati con l'idea, primo, di conoscere meglio la città, secondo, collegati alla revisione del piano regolatore, di pensare allo sviluppo, al futuro della città. Quindi da un lato identità, recupero dell'identità storica. Questo sull'architettura civile e religiosa ha una parte importante, è abbastanza conosciuto, sull'architettura religiosa. La parte poco conosciuta è quella sull'architettura civile. Qui dentro troviamo ad esempio delle realtà molto importanti che sono le ville storiche, che sono più di una, quindi vale la pena conoscerlo. E quindi questo era un dato da cui partire per valorizzare sia gli ambienti che le aree verdi circostanti. La revisione del piano regolatore presupponeva e presuppone sempre una profonda conoscenza della realtà territoriale. Per questo era la motivazione fondamentale per cui abbiamo commissionato tre volumi.